Interessante novità da parte di Amazon, indovinate un po' sulla Fire TV Stick, una novità che secondo me sa un po' di riparazione ai danni legati al fatto che. Recentemente, come ho già parlato in un altro video, peraltro ve lo metto qua sotto in descrizione: Amazon ha bloccato il modding e quindi alcune applicazioni che sfruttavano il debugging ADB eh, sui propri dispositivi. Eh, è un sapore di novità perché ha inserito. Uh, un, per certi versi una funzione che ci si aspettava da un po' di tempo che vi permette di interagire con alcune applicazioni in modo sicuramente più veloce perché fino a poco tempo fa lo si poteva fare esclusivamente sfruttando il telecomando che non è tutto questo concentrato di eh, tecnologia non credo sia una uh, risoluzione al problema creato per esempio uh, non potendo più utilizzare una delle applicazioni più famose per la Fire TV Stick che era il puntatore virtuale mouse toggle, ma è comunque un'interessante novità che dimostra che Amazon bisogna dargliene il merito sta cercando di ottimizzare sempre al meglio uno dei più famosi dongle usd per il mondo streaming prima di entrare nel video e farvi vedere qual è questa interessante novità è il momento come sempre io ve lo ricordo di iscrivervi al canale lasciare un like e attivare la campanella allora andiamo a vedere di che si tratta andiamo a attivare questa nuova funzione che inserisce pensate un po' una tastiera virtuale e un eventuale mouse direttamente attraverso la Fire TV Stick in modo più rapido e immediato. Andiamo! Allora, come vi anticipavo, quello che ha fatto Amazon, siamo qui davanti alla schermata della mia Fire TV Stick, ha inserito una nuova funzione che può, diciamo, velocizzare alcune operazioni che fino a un po' di tempo fa eh, si facevano esclusivamente con eh, il nostro telecomando, sfruttando il pulsantone centrale e la ghiera esterna. A cosa mi riferisco? Amazon, con gli ultimi aggiornamenti, ha inserito la possibilità di sfruttare il vostro, smartphone che sia uno smartphone Android o iOS come nel mio caso per velocizzare eh, questa parte della navigazione, dell'utilizzo della vostra user experience, si dice così, sulla Fire TV Stick. Naturalmente, prima di andare a vedere quello che dovete fare, vi suggerisco sempre di recarvi nelle impostazioni, andare poi nella sezione La mia Fire TV Dopodiché, andate nella sezione Informazioni e poi verificate sempre che non sia presente un eventuale aggiornamento è importante perché altrimenti magari questa funzione voi non la trovate sul vostro eh, dispositivo una volta fatto questo torniamo nella home vi faccio vedere che cosa ho pensato di inserire amazon sfruttiamo per esempio downloader tutti lo conoscete è un applicativo che vi consente di andare a recuperare eh, file pick up anche Fuori da quello che è lo store ufficiale di, di Amazon, fino a un po' di tempo fa, vedete questo cerchettino rosso che è il nostro puntatore virtuale, lo potevamo spostare esclusivamente con la ghiera. Se ci entriamo dentro, eh, Amazon eh, dava la possibilità di attivare questa sorta di eh, tastiera virtuale nel quale noi potevamo andare cancellando il testo a scrivere. Eh, selezionando tasto per tasto spostandoci eh, con, eh, con la ghiera esterna e ovviamente era diciamo, molto più faraginoso che avere a disposizione per esempio una vera e propria tastiera. Tada, novità Amazon, lo vedete qua sulla destra, questo QR code che voi potrete andare a scansionare col vostro smartphone semplicemente con l'app fotocamera per andare ad attivare una funzione molto interessante, ovvero vedrete che il mio smartphone si connetterà ad un URL esterno, che peraltro voi potete copiare e incollare su qualsiasi browser, che vi permette un input diretto sulla vostra tastiera molto più rapido, perché voi capite bene che è molto più facile scriverlo direttamente sulla tastiera, magari a due mani, che sfruttando... Il telecomando. Eh, disattivo un attimo la mia webcam per farvi vedere che cosa succede in pratica. Allora vado ad attivare la mia eh, fotocamera e a scansionare il nostro codice. Ecco fatto, sono tornato. Allora vi faccio vedere. A questo punto, una volta scansionato il QR code, vedete che verrete collegati a questo URL di cui vi parlavo, ve lo lascio poi anche in questo caso sotto in descrizione. Adesso io posso direttamente andare a digitare sulla stringa di testo che vedete in alto con scritto Enter URL sfruttando la tastiera del mio telecomando. Vi faccio vedere, andiamo a digitare l'indirizzo del mio blog come avete visto è molto molto più reattivo in questo modo eh, downloader quindi mi permette un'interazione migliore e eh, per chi utilizzava molto il puntatore virtuale mouse toggle può essere decisamente un miglioramento non indifferente come vedete però sulla schermata sotto vi è ripreso questa sorta di eh, mouse virtuale e che cosa si tratta? Si tratta nient'altro che dell'interfaccia che ci ricorda che potete, comunque, oltre a questa funzione, andare a scaricarvi il telecomando virtuale il TV Remote Control che trovate nel Play Store eh, sotto il nome di Amazon Fire TV. E una volta eh, connessa la vostra Fire TV, così ve lo faccio vedere in questo modo. Mi sto connettendo alla stessa Fire TV Stick che deve essere necessariamente connessa alla stessa rete wireless eh, del vostro dispositivo. Dopodiché torniamo sulla home. Aspettiamo qualche secondo. Eccoci qua. Andate a selezionare il nominativo e potrete poi eh, sfruttare eh, il telecomando virtuale con il puntatore non è velocissimo e quindi diciamo è un miglioramento per certi versi legato all'input di tastiera un po meno per, per quello che riguarda diciamo l'interazione del, del puntatore però diciamo che può essere comunque eh, un buon modo per riuscire a a, diciamo optare sal, diciamo saltare quelli che erano alcuni limiti no? legati al telecomando. Tu l'hai già installato, hai già provato, avevi già visto questa funzione, provala e poi magari scrivi eh, nei eh. commenti qual è la tua eh, opinione al riguardo. Direi che siamo arrivati alla fine per questo video è tutto, ma solo per il momento Andrea Mini vi saluta e vi rimanda al prossimo contenuto. Ciao, a presto!